Ok. Allora, benvenuti. Questo è un incontro analogo, sostanzialmente analogo a quello di 2 giorni fa. Entrambi poi verranno caricati in registrazione su YouTube. Adesso vado in condivisione schermo. Spero che la mia connessione regga, il che non è scontato. Allora, siamo su Wikidata e l'incontro di oggi è dedicato a Mix and Match, quindi questa è la pagina principale di Wikidata. Per raggiungere Mix and Match abbiamo varie opzioni, una delle quali è ad esempio cercare Mix and Match all'interno di Wikidata, perché Mix and Match ha un suo elemento. Adesso lo vedremo. Sempre appunto se la mia connessione continua a sorreggermi, il che non è scontato, però sì, qualcosa viene fuori. Allora sì, vabbè, c'è anche una pagina, ok, c'è anche una pagina di linea guida che intanto si è caricata, che è questa, che onestamente non ricordavo nemmeno esistere. Vediamo un po'. Ah. Sì, è praticamente vuota. Questa qua non so nemmeno chi l'abbia creata. Ok, va bene. Questa è molto scarna, però almeno c'è un link a Mix and Match. Se no, c'è un elemento che adesso purtroppo vorrei mostrare, ma vabbè, facciamo stare. Questo è Mix and Match, appunto, l'indirizzo è mixandmatch.toolforge.org. E il fatto che non mi si carichi credo sia dovuto alla mia connessione, lo spero vivamente. Nel caso in cui la mia connessione continuasse così, credo che Stefano possa prendere in mano le Va cose, bene, perché potrebbe diventare snervante. d'accordo. Io me l'ero già caricata la pagina di Mix and Match, che è questa. Però appunto. No, non so cosa riuscirò a fare. Allora, intanto mostriamo a questo punto la pagina che mi ero già caricato. Questa è la pagina principale di Mix and Match, appunto l'indirizzo è mixandmatch.toolforge.org, ma in realtà anche se cercate su Google Mix and Match Wikidata, credo sia il primo risultato, quindi raggiungerlo non è difficile. Parliamo un attimo di questa pagina principale e di come nasce, sì, esatto, e di come nasce Mix and Match. Mix and Match nasce per iniziativa di Magnus Manske, come la gran parte dei tool che stanno attorno a Wikidata, nonché attorno a Wikipedia, nonché la stessa MediaWiki, che è il software che sottosta a Wikipedia e a Wikidata, che nasce anch'esso dall'impegno di Magnus Manske. Quindi appunto è un tool che Magnus ha creato e continua a mantenere. Nasce all'interno credo inizialmente come costola del Wikidata Game, che esiste tuttora. Il Wikidata Game è un insieme di giochi che si possono fare per migliorare Wikidata. E Mix and Match, appunto, dal suo inizio si basa su un concetto molto semplice, cioè quello di abbinare delle pagine di siti esterni a Wikidata con Wikidata, dove questi abbinamenti possono essere fatti sia se il sito non ha una proprietà per un qualunque motivo, o perché non ce l'ha ancora ma ce l'avrà in futuro, o perché si ritiene che non ce l'avrà neanche in futuro ma si ritiene comunque utile abbinarlo per un qualche motivo, oppure appunto se il sito ha una sua proprietà su Wikidata, nel qual caso l'abbinamento comporta l'aggiunta dell'identificativo che io ho abbinato su Wikidata. E quindi appunto nel caso in cui il catalogo abbia una proprietà su Wikidata, l'abbinamento fatto tramite Mix and Match comporta l'aggiunta della proprietà su Wikidata. Appunto perché le azioni che si fanno su Mix and Match in gran parte influiscono su Wikidata, serve fare un login. Ora, io il login l'ho già fatto, vedete che qui ho un benvenuto epidosis. Se io non avessi fatto il login, qui avrei scritto molto chiaramente
fai il login con un link blu su login, Camillo. Hai. Mi sa che la linea lo che si è bloccato. Sì. Perso. L'abbiamo perso. Sì. Vabbè, provo ad andare avanti io, non so, non è che mi fossi preparato qualcosa, ma so, e poi se lui ricompare si riaggancerà. Allora, stava parlando del login, quindi il login si fa con lo stesso username e lo stesso account di Wikidata, perché tutti questi servizi poi alla fine Wikidata, Wikipedia e... Condivisione schermo. Eccolo. Eccolo. Eccolo, sono la stessa password. Camillo? Sì. Ci sei? Sì, okay. Ero tornato, ho rimesso sì, no. Una condivisione schermo. Ho spiegato sì. Il login. Stavi andando tu, Stefano, mancavano. Giusto? Mm-hmm. Vai avanti pure. Provo. Allora, proviamo con questi potenti mezzi. Allora, sì, una volta fatto il login... è possibile appunto effettuare modifiche tramite Mix & Match, quindi appunto io ho fatto il login. Su Mix & Match sono presenti appunto diversi cataloghi. Ogni catalogo corrisponde a un sito, o anche in realtà non necessariamente un sito. In teoria su Mix & Match si possono inserire anche delle entry che non corrispondono a un sito, anche se questo viene fatto di rado. Però appunto, diciamo, in generale... si tratta di siti per i quali appunto è stato creato un catalogo che quindi contiene una serie di entry che devono essere abbinate a elementi di Wikidata. I cataloghi sono presenti qui nella pagina principale, sono raggruppati per tema, vedete qui a fianco c'è un raggruppamento per tema, se io entro ora... spero che la connessione regga, ma se io entro su, ad esempio, enciclopedia, sì, wow, ha retto, ci sono i diversi cataloghi relativi a enciclopedie con anche le diverse percentuali di match che sono stati fatti. Quelli verdi sono i match fatti. Mi sentite, vero? Sì. Sì. Sentiamo bene. Mi si senta? Sì. Vai, tranquillo. Ok. Quelli verdi sono i match fatti, quelli blu sono i match da verificare, poi queste cose le vedremo. Quelli rossi sono le entry del catalogo che si ritiene non sia possibile abbinare con Wikidata. Tutto il resto, tutta la parte grigia, sono le entry che non è stato possibile abbinare né manualmente né automaticamente a Wikidata, che quindi attendono che ci sia qualcuno che appunto verifichi che cosa fare, cioè che riesca o a fare un match manuale o che marchi la entry come non processabile, quindi che vada in questa categoria rossa. Quindi l'obiettivo finale è che tutto il catalogo sia tutto rosso, cioè no, tutto verde con una piccola parte rossa magari. Che cosa può essere la parte rossa? Ad esempio, se in un catalogo ci sono delle voci di rinvio, le voci di rinvio vengono marcate in rosso, per dire. E quindi appunto le voci di rinvio sono le tipiche entry che sì, sono presenti nel catalogo, ma non possono essere abbinate a Wikidata e quindi andranno nella parte rossa, mentre il resto dovrebbe alla fine diventare idealmente tutto verde. Ora, quindi appunto i cataloghi sono suddivisi per argomento e sono suddivisi, qui ci sono, questa è una lista automatica dei cataloghi caricati più di recente, poi gli utenti possono creare dei gruppi di cataloghi che appunto vengono creati da loro, questa funzione gruppi principali, e quindi gli utenti possono fare, questa è una funzione aggiunta di recente, dei raggruppamenti tematici sulla base di affinità tra i cataloghi,
questo appunto, e io poi posso aggiungere altri cataloghi, eccetera, quindi questa è un'altra forma di raggruppamento interessante, ci deve essere anche ad esempio cataloghi relativi all'Italia, se ben ricordo, a un certo punto, da qualche parte, comunque adesso non serve mostrarlo, e c'è anche la funzione di raggruppamento dei cataloghi per paese, che è questa qui, Catalogs by Country, anche questa ha un suo interesse, qua ci sono i cataloghi raggruppati per paese, vedete che l'Italia peraltro ne ha un numero abbastanza alto che indica che ci siano molti utenti che ci lavorano, ovviamente gli Stati Uniti vengono in cima, in Francia c'è molto lavoro, in generale appunto Francia, Italia, Germania, una serie di paesi anglofoni, Spagna dove c'è molto lavoro e anche Repubblica Ceca, Paesi Bassi e poi a scendere, questo è anche interessante per vedere un po' una... anche alla fine un dipinto di chi sono gli utenti che ci lavorano attorno a Wikidata e attorno a Mix and Match. Per cui abbiamo diversi raggruppamenti di cataloghi, io poi posso ovviamente cercare i cataloghi qui dove c'è Start Typing Here, e qui posso cercare il nome di un catalogo, ad esempio il catalogo di SBN, che è questo, e qua appunto ho il mio catalogo. Da non confondere questa ricerca, che è quella che appunto ha scritto Start Typing Here, ricerca cataloghi, da non confondere con la ricerca qui in cima. La ricerca qui in cima cerca le entry all'interno dei cataloghi, cioè ad esempio io posso vedere tutte le entry di cataloghi di Wikidata, di cataloghi di Mix and Match che hanno nome Mario Rossi, e allora se volessi cercare tutti i Mario Rossi all'interno di Mix and Match lo farei qua sopra. Adesso non lo avvio perché ci metterebbe un po' di tempo, questa ricerca funziona ma è lenta, quindi questo va saputo, adesso io non lo faccio, però appunto qua si cercano le entry dentro i cataloghi, mentre qui si cercano i cataloghi. E quindi adesso prendiamo un catalogo un po' più piccolo di quello di SBN, prendiamo il catalogo della Iglesia Nacional Española in Roma, ecco, prendiamo questo catalogo caricato da Stefano, la data di caricamento non è scritta, però si può vedere il primo mese, cioè di fatto è scritto il mese di caricamento, questo è un catalogo caricato nel febbraio del 2021, si può vedere, adesso vediamo quindi la pagina di un catalogo, abbiamo visto la pagina principale di Mix and Match, i cataloghi, i diversi cataloghi, come sono raggruppati, come si cercano i cataloghi, adesso vediamo una pagina di un catalogo. Diciamo ancora una cosa, se io sono su Wikidata, peraltro questa cosa qua non si è ancora caricata, e io ho la proprietà della Iglesia Spagnola, eccetera, che dovrebbe essere P9179, vediamo un po' se riusciamo a mostrarla, se io sono sulla proprietà, dalla proprietà c'è il link al catalogo di Mix and Match. Ora lo mostriamo, questa è la proprietà in questione, vedete, se io scendo all'interno della proprietà, posso anche fare cerca nella pagina per semplicità, ma adesso lo mostriamo a discesa, qui c'è identificativo Mix and Match 4207, se io entro su questo 4207 giungo a questo catalogo, viceversa per andare dal catalogo alla proprietà vado su Action e da Action vedete che c'è il link alla proprietà P9179, quindi appunto c'è un sistema, ovviamente, di link reciproco tra catalogo e proprietà, tra proprietà e catalogo. Ok, questo per quanto riguarda la possibilità appunto di raggiungere cataloghi di Mix and Match o dalla ricerca generale in pagina principale di Mix and Match o da Wikidata. Adesso vediamo come è strutturato un catalogo. Allora, catalogo ha un titolo, ha un sottotitolo. Il sottotitolo di solito è un link, queste cose qua verdi sono link, e il link in generale dovrebbe essere all'indice delle cose contenute nel catalogo, quindi se io adesso lo apro dovrei giungere, se la mia connessione mi aiuta, alla pagina di ricerca nell'authority file di questo catalogo, sì, mi sta aiutando. Quindi tra poco dovrebbe vedersi, noi giungiamo alla ricerca nell'authority appunto del catalogo della Biblioteca Iglesia Nazionale Spagnola in Roma.
Ok, e adesso questo lo possiamo anche chiudere. Poi cosa vediamo? Vediamo appunto Lemmy. Lemmy di fatto sarebbe una traduzione italiana di quello che in inglese è entries. Se, volendo ovviamente si può visualizzare anche il catalogo, si può visualizzare mix and match in inglese, questo vedete che è entries. Adesso lo rimettiamo in italiano. Appunto, i lemmi, le entry di mix and match sono divise in queste cinque, in queste cinque suddivisioni, dove in realtà la suddivisione no Wikidata è obsoleta, è un residuo dei tempi passati, c'è ancora perché Magnus non ha avuto voglia di toglierla, ma di fatto no Wikidata non è, è un residuo del passato. Quindi in realtà le quattro suddivisioni che ci interessano sono gli abbinati manualmente, gli abbinati automaticamente, non applicabile a Wikidata e il non abbinato. Spieghiamo cosa sono, è intuitivo. Allora, gli abbinati manualmente sono quelle entry che sono state abbinate con sicurezza, quindi mix and match contiene in sé, lo mostriamo, mix and match sa che queste entry sono sicuramente corrispondenti a determinati elementi di Wikidata. Vedo la mia connessione al minimo, quindi forse non conviene mostrarlo adesso. Sono dei match sicuri e sono match che sono stati fatti o da persone oppure sono stati fatti con sicurezza da un programma automatico che si è basato, ad esempio, su o la corrispondenza di nome e giorno di nascita, cioè due Mario Rossi nati entrambi il primo aprile 45 vengono considerati da Mix and Match un abbinamento sicuro. Oppure match con nome più anno di nascita e anno di morte, cioè due Mario Rossi, dove due si intende, uno nel catalogo e uno su Wikidata, due Mario Rossi nati nel 13 e morti nel 79 sono considerati un match sicuro da Mix and Match. Oppure, terza opzione, due Mario Rossi che hanno entrambi lo stesso VIAF, cioè su Wikidata Mario Rossi che ha un certo VIAF e nel catalogo Mario Rossi che ha il medesimo VIAF, e quindi il match tramite un altro identificativo, che sia VIAF, ISNI o anche un altro identificativo, potenzialmente anche due cose che hanno lo stesso SBN potrebbero fare match. E quindi appunto queste sono le tre casistiche in cui mix and match fa un match sicuro. Oppure appunto l'utente interviene dicendo: io sono sicuro che questo Mario Rossi e quest'altro sono la stessa persona, e lo fa generalmente per quanto riguarda un catalogo di biblioteca sulla base di confronto tra Wikidata che linka un certo VIAF dove ci sono certe opere e il catalogo che ha le medesime opere che il VIAF elenca, e allora l'utente fa lui il match. Quindi ciò che è negli abbinati automaticamente sostanzialmente non viene più toccato, non ci interessa particolarmente vederlo, cioè viene toccato solo ovviamente per correggere eventuali errori che uno abbia fatto. Si spera che questi errori siano pochi, siccome appunto correggere errori è un fatto raro, non lo mostreremo, del resto non è neanche che sia una cosa particolarmente difficile, però appunto diamo per assodato che qui non interessa entrare, cioè questi qua dovrebbero essere i casi risolti. Tutto il resto sono, e anche questi sono casi risolti, dove vedete non applicabile a Wikidata, questi qui sono casi in cui un utente ha affermato con sicurezza che questa entry non è possibile abbinarla a Wikidata. Non è possibile o perché, ad esempio, nel frattempo è stata cancellata, per dire, è stata cancellata perché uno si è accorto che all'interno del catalogo uno si è accorto che questo era un duplicato, l'ha fatto fuori, a questo punto l'entry non esiste più e quindi io lato mix and match la marco come non abbinabile perché appunto non esiste più. Oppure la posso marcare come non abbinabile perché appunto è una voce di rinvio, ad esempio all'interno di un'enciclopedia. Un'enciclopedia che dice Josef Ratzinger, vedi, Papa Benedetto XVI, Josef Ratzinger lo posso tranquillamente marcare come NA perché è una voce di rinvio che non mi interessa abbinare a Wikidata. Abbinerò a Wikidata solo la vera voce di enciclopedia che sarà appunto Papa Benedetto XVI.
E quindi appunto anche questi in realtà non serve più toccarli, perché siamo, in teoria, a meno che uno non abbia fatto un errore, sicuri che queste entry non possono essere abbinate con Wiki, a Wikidata. Quindi quello che noi andiamo a vedere, abbiamo detto che no Wikidata è un residuo del passato che non ci interessa, le due sezioni che ci interessano sono gli abbinati automaticamente e i non abbinati. Gli abbinati automaticamente sono degli abbinamenti che un programma automatico ha fatto principalmente sulla base di una corrispondenza del nome, cioè due Mario Rossi omonimi, banalmente ci sarà un programma automatico che dice potrebbero essere la stessa persona e sta all'utente confermare la correttezza di questo abbinamento o respingerla. Se io confermo un abbinato automaticamente, questo diventa un abbinato manualmente. Se io invece respingo un abbinato automaticamente, diventa un non abbinato, perché ovviamente i non abbinati sono tutti quei casi in cui il programma automatico non è stato in grado di trovare un abbinamento automatico. E quindi se il programma automatico non riesce a trovare niente, le cose finiscono qui nei non abbinati. Quindi il compito dell'utente è appunto confermare o smentire gli abbinamenti automatici e inoltre cercare di trovare un abbinamento anche per i non abbinati. A volte ci si riesce, a volte è necessario creare un nuovo elemento. Ovviamente io creo un nuovo elemento solo se ho sufficienti informazioni per crearlo. Poi cos'altro c'è nella pagina di un catalogo? Qua mi dice che sono tutti umani, i lemmi che abbiamo sono tutti umani. Qui abbiamo una statistica sugli abbinamenti nel corso del tempo, quindi qui all'inizio ce ne sono tanti perché ovviamente c'è l'abbinamento automatico che alza molto, poi nei mesi successivi giustamente il numero si normalizza un po', e poi abbiamo gli utenti che hanno fatto gli abbinamenti e quindi appunto abbiamo i diversi utenti per numero di abbinamenti. Vedete che in cima ci sta ovviamente il matcher automatico, poi c'è Stefano, poi ci sono io e poi ci sono altri utenti a scendere. Ok. E a questo punto possiamo provare, se la mia connessione mi sostiene, ad entrare negli abbinati automaticamente. Allora, vediamo. Che è indubbiamente un problema della mia connessione, non è un problema di mix and match, a quanto sono sufficientemente sicuro di questo. Stefano, potresti farlo tu? No, aspetta, forse ce la facciamo. Aspetta, né? Vediamo. Sì. Con la dovuta calma forse ce la stiamo facendo. Allora, qui dove vedete i tre puntini si dovrebbe caricare una descrizione. Ecco, alcune si sono caricate, la vedete? Alcune si stanno caricando. Perfetto. Allora, queste qui sono descrizioni automatiche che Mix & Match compila sulla base delle dichiarazioni presenti negli elementi di Wikidata. Attenzione, questa non è la descrizione, adesso io apro un elemento, questa cosa che mi viene fuori qua, cioè questo testo qui, che voi vedete, non è la descrizione in linguaggio umano che io inserisco in cima all'elemento dove c'è etichetta, descrizione e alias. Non è quella. Questa qui è un insieme delle dichiarazioni che sono presenti nell'elemento. Ad esempio, l'elemento evidentemente avrà paese di cittadinanza Irlanda, occupazione autore, occupazione storico, data di nascita 54 e padre Doncha o Croinin, sperando che si pronunci più o meno così in irlandese. Ecco, quindi vedete, ecco la descrizione, si sta caricando con una lentezza dovuta alla mia rete, veramente impressionante. Però appunto a un certo punto vedremo come, ecco, sì, perfetto, vedete che la descrizione italiana è vuota. Io anzi adesso ce la posso anche aggiungere la descrizione italiana per fare un'opera buona, se la mia connessione me lo consente. Ci starei aggiungendo storico irlandese, soltanto che dovremmo attendere un attimo perché ciò avvenga. Ok, ci stiamo approssimando, questa è l'interfaccia con la pagina, ma ci accontentiamo. Imposta, etichetta, descrizione, alias, e adesso dovremmo tornare sull'elemento quando sarà stata salvata.
mi scuso per la mia connessione, anche se ovviamente non è colpa mia. Ok, abbiamo salvato storico irlandese, adesso possiamo scendere in questo elemento. Ora scendiamo in questo elemento, vedete che appunto c'è paese di cittadinanza Irlanda, vedete che c'è la data di nascita 1954, c'è anche il giorno, mix and match mostra solo l'anno, vedete che c'è il padre Don Joe Croinin e vedete che c'è occupazione autore ed occupazione storico. Ora peraltro occupazione autore che anche senza fonte ed è meno preciso di storico, io lo eliminerei. Queste cose qua sono inutili. Cioè, diciamo, se io ho autore e storico, sono entrambi senza fonte, autore è più generale di storico, io autore lo faccio fuori. Questo è pulizia di Wikidata. Adesso andiamo sul VIAF per vedere le opere che sono associate a questo autore e vediamo anche le opere che sono associate a questo autore nel catalogo della biblioteca. Ovviamente coi tempi tecnici che ciò comporta. Io quindi sto caricando da un lato sto caricando il VIAF e dall'altro sto caricando la entry del nostro catalogo della Iglesia Nacional Española. Allora intanto si è caricato quasi il VIAF, sì, più o meno stanno arrivando entrambi, bisogna solo avere un po' di pazienza, questi sono tempi di riflessione, sono tempi di riflessione in cui, sì, in cui riflettiamo. Mi sa che poi passerò a Stefano dopo questo esempio, che però intendo portare a termine. Allora, intanto vediamo che in questo catalogo non abbiamo molte informazioni, abbiamo questo record è stato tirato fuori da, probabilmente da questo Non Classical Lexicon of Celtic Latinity, credo. Comunque entriamo dentro in questo unico record bibliografico che è legato a questo, a questa entry e poi cerchiamo di vedere appunto di che record si tratta, mentre qui abbiamo l'elenco delle opere che si sta caricando qua sotto, si sta caricando. E ancora diamo tempo. Vedete che ci sono alcune entry che hanno effettivamente la data di nascita 54 all'interno del VIAF, altre che non ce l'hanno. Vedete che in questo caso il VIAF è molto interessante come prenda come etichetta e descrizione di Wikidata da mostrare all'utente una lingua a caso, del tutto non predicibile. Ad esempio qui ha preso il francese così. Io se fossi nel VIAF prenderei sempre l'inglese se presente, solo che invece il VIAF prende, a volte prende l'arabo o il cinese così a caso, che, diciamo, è una scelta abbastanza poco predicibile. Ecco, qua si stanno intanto caricando le opere e qui dovrebbe caricarsi a tempo debito. Ok, The Non Classical Lexicon of Celtic Latinity, perfetto. Che dovrebbe corrispondere nel momento in cui si caricherà, perché al momento non si vede ancora, a un'opera di questa stessa persona. Diciamo che il match ad occhio e croce è abbastanza sicuro. Vorrei giusto avere la sicurezza nel momento in cui si caricherà, in cui si caricheranno le ulteriori opere di questo autore. Giusto per mostrarlo a schermo, certo. Non mi spiego perché fino alle 5, no, forse 5 no, però fino alle 4 e mezza la mia connessione andava molto bene oggi, ma evidentemente è collassata. Beh, intanto questa la posso chiudere, l'abbiamo visto, Non Classical Lexicon of Celtic Latinity, lo chiudiamo, magari alleggerisce un po', e qui c'è, lo vedete, c'è The Non Classical Lexicon of Celtic Latinity, perfetto. Ora io questo match lo posso confermare. Io lo confermo, mix and match, vedete, lo presenta più sbiadito perché ci sta lavorando sopra. Nel momento in cui sarà salvato, vedrete che ne otterremo una, ecco, vedete che ritorna del colore normale e c'è scritto che il match è stato fatto by Epilosis, non c'è più conferma, c'è solo rimuovi. A cosa serve questo rimuovi? Serve nel caso in cui ci sia un errore e quindi io lo debba rimuovere, però appunto in questo caso non serve che io lo rimuova. Adesso se io torno sull'elemento di Wikidata e questo elemento si carica,
dovrei poter mostrare che il mio match effettuato tramite Mix and Match ha dato origine all'aggiunta della proprietà su Wikidata. Ok, lo vedete qua, eccolo qua, identificativo Biblioteca Nazionale Inglese Spagnola, Nazionale Spagnola in Roma, vedete che è stato fatto appunto l'abbinamento, e quindi adesso l'abbinamento è stato fatto. A questo punto, visto che comunque non sembra che la mia connessione sia ottima, io per ulteriori esempi, se li vogliamo mostrare, passerei la parola a Stefano. Se vuoi mostrare giusto un altro esempio, io interrompo la mia condivisione e lo farei fare a Stefano, un ulteriore esempio. Ok, dimmi solo qualunque esempio, Stefano, o pensavi a qualcosa in particolare, mi senti? Mi sa che la tua connessione... Sì, vai sempre lì sulla pagina 1 e cerca okay, un esempio, allora. Sì. Comincio a host, mi dovrebbe dare la possibilità di condividere lo schermo, per favore. Alessandro. Ce ne sono, scendi giù, ad esempio c'è Abramo, quello è molto facile. Ovviamente non sarò nella stessa esatta pagina tua. Prova adesso Stefano. Grazie. Ok, vediamo se me lo fa. Si vede? Sì, sì. Ok. Allora, non so, vediamo un esempio, ovviamente non ero preparato. Okay. Allora, e tu sei sugli abbinati, già abbinati, quindi... Sì, sì, no. Questi qui sono gli abbinati, no? Vabbè, rientriamo così, siamo a cavallo, dove sei? Ikeiku. Ine. Ok, allora premere il match, il caricamento speriamo che sia un po' più agile di quello di Camillo. Ok, allora come diceva Camillo, in mancanza di una data offerta dalla Chiesa Nazionale Spagnola, in questo caso qui ce l'abbiamo, qui non ce l'abbiamo, si cerca un fattore appunto che ci aiuti a fare il match. Se la data c'è anche qui, per esempio questo 1944 ce lo offre la Chiesa Spagnola, ma non lo sa Wikidata evidentemente, e quindi questo è se si fa questo match è una bella guadagno di data, di elemento importante, perché qui dentro mancherebbe. Viceversa, quando e dispongo delle entrambi i posti delle date, il match è più facile, non è necessario arrivare a fare invece la ricerca delle opere, che è l'altro fattore. Oppure se dispongo per esempio del VIAF o di qualche altro identificatore in comune, anche quello aiuta a fare il match. Vogliamo vedere questo caso qui, se riusciamo a capire che è la stessa persona. Marisa Alvarez nella Chiesa Nazionale Spagnola. Secondo me quello è una persona diversa. Potrebbe essere diversa, ma anche questo fatto ci aiuta a capire se i match non sempre vanno in porto, quindi bisogna stare molto attenti, perché se è diverso è molto peggio che aver fatto il match. E non è che la Chiesa Spagnola va forte oggi. Si manca se la Baja Edad Media è l'unica opera, diciamo, che c'è nella Chiesa Nazionale Spagnola di questa Marisa Claudia, cioè di questa Marisa Alvarez. In questo caso è inutile che... Sì, vado qui, posso andare al VIAF, ma non c'è il VIAF. E quindi probabilmente è difficile che sia lei, con l'ORCID o ORCID che si voglia dire, non ci sono neanche pubblicazioni. Quindi questo match non lo farei, perché evidentemente c'è troppa poca informazione che lo consigli. Prova a fare lo show di Rive Statement. Prova a fare... Lo show di... Non ci sei più? Il show di Rive Statements, perché probabilmente lei è lì in quanto autrice di articoli che saranno articoli scientifici. Ho capito, certo. Allora, in generale tutti questi elementi sono risultato di import di articoli scientifici. Esatto. Verso il fondo c'è questo Drive Statement, che è una preferenza,
Ed effettivamente vediamo che qui questa autrice è tutt'altro campo di quella che invece suggerisce la chiesanza spagnola, presenta la chiesanza spagnola. E quindi ci confermiamo il fatto che non è non è la stessa persona. Tornando indietro, quale possiamo fare di questi? Come si vede? Ah, una domanda. Rimuovi il match. Rimuovi il match. In questo caso noi abbiamo appurato che le due persone sono diverse. Sì. No? Nel caso della persona di prima. A questo punto facciamo un remove o non si fa nulla? Possiamo dire, hai ragionissimo, possiamo rimuovere. No, bisogna fare remove. Perché effettivamente non è troppo debole, hai ragione, scusate, non ci avevo pensato sul momento, infatti normalmente si fa così. Cioè non è la stessa persona, via, è inutile che uno ci torni sopra. Adesso però a questo punto cosa si potrebbe fare? Continuare a cercarla in Wikidata, cercandola attraverso la Wikipedia spagnola, perché questo catalogo è stato associato alla Wikipedia spagnola per via del fatto che c'è molti autori spagnoli. Oppure cercarlo tramite Google su tutte le Wikipedie, oppure cercarlo su Google, tramite Google su Wikidata. A volte queste cose aiutano, sì, aiutano perché in qualche Wikipedia magari è descritta questa persona. Quindi cercando Maria Alvarez 1944 probabilmente si arriva a qualche parte. Questo direi che proprio invece non porta a niente, quindi è difficile che questo qui sia diciamo già descritta in qualche modo in Wikidata, in Wikipedia. Allora, se veramente uno è interessato, a quel punto potrebbe creare un nuovo item. Torno un attimo indietro, supponiamo di trovarla in qualche modo con una di queste quattro ricerche, allora avrò trovato un Q e quindi imposto il Q tramite questo. Lo sono copiato, lo incollo qui e faccio il match. In questo caso non facciamo il match, non c'è niente, non sappiamo con cosa farlo, e possiamo creare un nuovo item volendo. Quando creiamo un nuovo item, Mix and Match usa tutta l'informazione che ha a disposizione qua, che è pochina, perché il nome, il cognome e la data di nascita ed eventuale altra che sia presente qui, quando è stato creato il catalogo, come si crea un catalogo Mix and Match, ne possiamo parlare poi alla fine, e allora nasce un nuovo item e quindi l'abbinamento con il nuovo Q lo fa automaticamente Mix and Match. Nel nuovo item o elemento che dir si voglia, io avrò poi un compito da concluderlo, mettere tutto quello che posso. Per esempio, spesso non c'è il genere, allora metterò, siccome Marisa, ci metterò che è femminile. E posso anche avere altre informazioni che mi viene da altre fonti, che magari mi sono trovato sul momento o che ho a disposizione, e quindi cerco di portare più avanti possibile l'elemento appena creato. In questo modo diventerà a disposizione anche per chiunque altro, ma per il momento sarà legato soltanto alla Chiesa Nazionale Spagnola. Proviamo ad andare su qualche altro elemento. Stavamo prima considerando la possibilità che un nome, un cognome molto lunghi, doppi, eccetera, spesso funziona, no, ovviamente non per la macchina, ma per noi potrebbe funzionare se facciamo un controllo di questi che stiamo facendo tipicamente e che più o meno è l'esempio che ha fatto Camillo prima. E quindi possiamo anche provare e portare avanti questo, ma mi sembra che non sia significativo rispetto all'esempio che ha già fatto lui. E altre possibilità? Vediamo se ne troviamo uno. No, a questo punto possiamo far provare gli utenti. Allora, possiamo far provare gli utenti, visto anche che sono 17:48 effettivamente. Fermiamoci qui. Non so se... Allora, se la sente di fare qualcosa guidatissima. Provo a ricondividere io, vediamo. Condividendo lo schermo, io intanto lo mi sgancio. Dunque,
Quindi abbiamo visto che i match automatici appunto sono divisi in pagine, le vedete, ogni pagina su Mix & Match contiene 50 entry, quindi insomma i match automatici sono 50 per 195, quindi un alto numero, per cui appunto sfruttando questa divisione in pagine la mia idea sarebbe che ognuno di noi, visto che vi siete firmati in questa lista, nella quale io peraltro non mi sono firmato, quindi mi posso anche firmare adesso, ognuno di voi si porta sulla pagina corrispondente al numero che hanno in questa lista, e in quella pagina prova a fare degli abbinamenti, cioè a confermare gli abbinamenti corretti o rimuovere gli abbinamenti errati. E proporrei questo, e se ci sono dubbi di qualunque tipo ce li dite e noi proviamo a rispondere, magari potete provare a condividere lo schermo e vediamo. E facciamo questo per direi 10 minuti fino alle 6 e poi dalle 6 alle 6 e un quarto mostriamo ancora qualcosa. Camilla, puoi condividere il link al catalogo in Authors? Camillo? Vai. Mi sa che sono andato. Allora, guarda, lo faccio io. Ora Stefano, l'ho appena messo. Ah, grazie, scusa. E invece qualcuno ha a disposizione il link di dove iscriversi? Perché io non ce l'ho messo il mio nome. Lo sto cercando e non riesco a ritrovare. Ho messo in chat. Grazie. Aprire. E quindi mi tocca pagina 11. Camillo non torna? Semmai no. In questa fase di silenzio non stiamo registrando praticamente niente di utile. Però se magari qualcuno fa una domanda. Sì, sì, esattamente. Meglio essere pronti. Comunque il catalogo della Chiesa Nazionale Spagnola ha molte date, almeno non in tutte le pagine di Mix & Match si trovano, però ce ne sono diverse, quindi girovagando per quelle 194, 195 che siano, si trova del materiale, quindi i match possono andare avanti anche senza troppa fatica, grazie appunto alle date e una sufficiente uguaglianza, in genere meglio intera, tra il nome offerto al Mix & Match, cioè dal catalogo della Chiesa Spagnola, e quello che proviene da Wikidata. Quando c'è una data sola, soprattutto se è una data di un vivente, cioè solo la data di nascita sufficientemente recente, è chiaro che il dubbio può venire, quindi si può fare un confronto, un controllo ulteriore. Quando le date sono due e magari c'è una minima differenza nel nome, che può essere, in questo caso lo sto vedendo di fronte ai miei occhi, Alvaro Huerga O.P., cioè a indicare Ordo Predicatorum e quindi un religioso, e quel O.P. ha impedito il match a Wikidata, pardon, a Mix & Match, però è riuscito a fare suggerimento Alvaro Huerga,
e le due date, 1923 e 2018, coincidono, e quindi a questo punto confermo senza problema, anche perché poi mi dice che era un teologo, eccetera, sacerdote, quindi figurati, l'OP coincide all'occhio umano perfettamente con tutta questa descrizione. E non ho avuto bisogno quindi di fare il match tramite il confronto di opere. Se vedo due persone con date diverse, le posso cancellare? Probabilmente vanno rimosse, sì. Però ci può essere il caso di una diversità per errore, che non poche volte si trova. A volte c'è una vicinanza di date che è dovuta a fonti diverse, e quindi a volte io ho fatto dei match, benché le date fossero diverse. Se è un anno solo, magari tipo 1651-1652, la probabilità è che siano fonti diverse è alta. E se invece sono date nettamente diverse, chiaramente non c'è nessun dubbio, anche se sono nel passato, no? A volte ci sono anche gli errori di battitura. Uno scambio di numeri nelle date, c'è proprio di tutto, in certo senso bisogna tenere presente qualsiasi cosa che possa capitare, ma ovviamente la cosa divertente è quando ci si imbatte in autori che sono più o meno dell'ambito della propria, diciamo, non dico università, ma quasi, e in questo caso credo di sì. Un certo Juan Chapa è capace di essere uno, esatto, che probabilmente è proprio lui. Succede anche quello. E ve ne sottopongo uno perché mi lascia un po' interdetto. Allora, Andreassi Giuseppe, 1834-1898 come date sottoposte dalla Biblioteca delle Igreti Nazionali, su un testo che si chiama Vita di San Pietro Claver della Compagnia di Gesù Apostolo. E sul VIAF lo stesso autore è collegato a questa opera, ma è nato nel 43. Vedi? È un problema del VIAF, forse? Anche il VIAF può avere dati errati, dipende dalle fonti che usa, perché il VIAF ovviamente non è una vera fonte, raccoglie elementi e poi presenta, per esempio, come data di nascita quella che gli arriva dalla biblioteca che sia, dalla Biblioteca Nazionale tipicamente, che gliel'ha portata. Quindi anche da lì possono arrivare errori. Quali delle due fonti, quindi in questo caso, è la più affidabile? Ma è difficile dirlo, no? In un caso del genere è meglio lasciarlo, esatto, o rimuoverlo? In un caso del genere, se riesce a trovare qualche altro elemento, appunto, del confronto tra le opere, che l'unico incrocio, corrobori, allora lo fai il match, perché ovviamente lo stesso titolo di libro è ben difficile che corrisponda a qualcun altro. E fa il match nonostante le due date fortemente diverse. Ok, grazie. Prego. Milo, posso fare una domanda? Mille proprio out. Ah, ok. No, vabbè. Temo, Ma tu sì, mi sa di sì. Poi vediamo cosa farà. Allora, io prima di iniziare, diciamo, il lavoro qui sul catalogo della Biblioteca Spagnola, ho dato un'occhiata anche ad altri cataloghi, come appunto Share Catalog, perché volevo, sì, appunto vedere un attimo come erano nati i match. E mi sono capitati in quelli riconciliati automaticamente, insomma, alcune persone che in Wikidata erano state associate automaticamente a dei titoli, cioè a dei, per esempio, io qui ho un esempio, un Aris Phillips, che è stato abbinato a un articolo scientifico, un articolo accademico. Cioè è normale che delle
entità, persone vengano associate anche a dei libri o degli articoli. Cioè un mix and match non fa una differenza tra tipologie di item? Dovrebbe, perché in genere un catalogo di questo tipo lo carichiamo indicando che ci vuole l'istanza Q5, no? Quindi dovrebbe cercare i match solo all'interno dei Q5. Mm-hmm. Sì, però per share catalog c'è il problema che non è solo Q5. Ecco, quindi nel caso di share catalog invece non c'è questa restrizione, e quindi evidentemente, ma Claudio può continuare a dire molto meglio di più. No, vabbè, che semplicemente ci sono le organizzazioni che sono una buona parte, poi, cioè una buona parte, insomma, sono una percentuale importante comunque del catalogo, e chiaramente limitarlo a Q5 esatto. È un po' problematico. Quindi è una scelta che avete fatto voi al momento del caricamento mix and match? Sì, anche per vedere okay. Un po' come va. Poi, appunto, per esempio, nell'ultimo blocco che ancora non è stato caricato, la stragrande maggioranza non sono organizzazioni. Quindi vorrei capire, insomma, però devo fare appunto un'indagine a campione, insomma, su quelle, perché comunque sono circa 100.000 item dentro Share Catalog. Se effettivamente sono quasi tutti umani, vale la pena di caricarlo in mix and match come istanze di Q5, cioè nel senso come Q5. Sì. Poi in realtà, appunto, attraverso i match automatici da confermare o rimuovere, quando ti capita il caso appunto di un articolo, oppure a me sono capitati appunto sempre su Share Catalog e su altri anche dipinti, di tutto, insomma, perché credo che a quel punto il match diventa letterale, insomma. E quelli proprio sono semplici da rimuovere, no? Ti viene... Sì, ma non sapevo che si potesse, diciamo, decidere di fare il match con determinate entità in Wikidata o meno, ecco, era questo quello che mi chiedevo. È stata proprio una vostra scelta in questo caso, perché in Share Catalog c'erano anche altre entità. Sì, perché ci sono le organizzazioni. Mm-hmm. Il limite, diciamo, di questa cosa nel caricamento è che tu puoi fare, appunto, puoi scegliere solo una tipologia, diciamo, mm-hmm. quindi solo istanza di umano o istanza di okay. cosa. Questo è l'unico sì. trick, eh. Certo, no, se mi permetti, Claudio, in realtà ci sarebbe qualche chance in più, però con le organizzazioni risulta dura, e cioè quando si prepara il catalogo, i dati, la tabella, grande tabella per mix and match, si può anche mettere la colonna type. Allora, per quelle che sono sicuramente persone ci metti Q5, per quelle che sono organizzazioni il problema è quale Q. Quale tipo di organizzazione? Esattamente, perché le Q delle organizzazioni sono essere di tanti tipi, e quindi non riesce cioè, quindi, benché siano, possano essere sottoclasse di organizzazione, comunque non li va. Esatto, esatto. Okay. Quindi il match è difficile per via del fatto che tu non sai quale istanza può essere stata usata per quell'organizzazione che tu stai caricando, no? In quella determinata riga del tuo invio, e lì te la giochi, purtroppo. Sì, questo effettivamente è un po' limitante, cioè nel senso che... Purtroppo sì. Mix and Match comunque, diciamo, c'ha questa possibilità di indicare in una colonna type appunto il P31 più probabile, e poi addirittura anche la possibilità di aggiungere altre colonne che abbiano con cui fornire altra informazione per fare i match. Per esempio, se io uso una colonna e la chiamo P214, che è la proprietà del VIAF, sì. E in quella colonna metto il numero del VIAF, aiutiamo moltissimo Mix and Match a fare quell'operazione, quindi quelli vanno praticamente da soli e ovviamente nel gruppo dei migliori, no? In quello che io chiamo il paradiso dei match, no? P213 per ISNI e via dicendo, quelli che uno avesse a disposizione nel proprio catalogo o comunque nel proprio set di dati. Ecco. Così come si può aggiungere anche il genere indicando P21,
nella nome colonna e poi il Q corrispondente uomo donna nella singola riga. E via dicendo ancora, eh? Sono tutti dati utili che poi Mix and Match sfrutta, se non per i match, almeno per costruire il nuovo item, il nuovo elemento, quando noi appunto decidiamo di costruire un nuovo elemento. Diamo definitivamente per perso Camillo, purtroppo. No, ci sono. Ah, credo ci sono. Di esserci. Scusa. Sì, un po' robotico, ma ci sei. No, sei tornato relativamente poco. Possiamo provare a mostrare la creazione di un nuovo elemento. Partendo da... Sì, quella è bella, molto sì. Bella. Partendo da più match in più cataloghi. Esattamente. Molto, sì, molto potente, sì, sì. Veramente spettacolare. Vai tu? No, preferisci per via del... Forse è meglio. Adesso ti vedo andare bene, però. Sì, infatti, devo dire, potrebbe essere un po' migliorato. Aspetta che provo io, dai, vediamo. Sì, non allora. Ti vedo a scatti, quindi sono abbastanza fiducioso, vai. Dunque, dalla pagina principale del catalogo, sì. Andiamo su Action. Da Action, su Nomi in altri cataloghi. A questo punto si dovrebbe aprire una lista di casi in cui noi abbiamo una entry che non ha match in questo catalogo che è omonima ad altre entry di altri cataloghi di Mix and Match e quindi è possibile che si tratti della stessa persona che più cataloghi hanno e che non è ancora presente in Wikidata. Adesso scorriamo questa lista e vediamo un esempio. Come potrebbe essere questo Enrique Alvarez Cora? Vediamo. Qui abbiamo anche una data di nascita a supporto, nel momento in cui si carica. Allora... Ok, allora vedete che abbiamo due che sono la stessa persona, evidentemente, nel senso che hanno la stessa data di nascita e comunque il nome non è comunissimo, quindi ci sta. Vediamo un attimo le opere associate ad uno. Allora, vediamo quale opere associate a questo. Ok, compendio di storia del diritto spagnolo, ha scritto di diritto... Ma non solo, sì, no, di diritto direi, generalmente di diritto, ok, Costituzione, sì, va bene. Poi, a questo punto, visto che ha scritto di diritto, secondo me anche questo si può prendere. Ci restano da vedere la BNE e Share Catalog, che adesso vediamo. Allora, Share Catalog mi dà, sì, produzione normativa basso medievale, sì, è corretto, e BNE, che si è caricato molto velocemente rispetto al solito, mi ha dato, sì, compendio di diritto, sì, giurista, buono, tutti e cinque sono la stessa persona, vedete che non c'è in Wikidata nessun abbinamento trovato, a questo punto io metto tutte le spunte, se uno di questi non fosse la stessa persona non gli metterei la spunta, e vado a creare l'elemento. Con questo tasto crea, vedete che tutte queste cose qua si sbiadiscono e poi si reilluminano nel momento in cui l'elemento viene creato. Ora io entro in questo elemento, vedete che questo elemento ha compilato in automatico le etichette, ha queste cinque entry che fanno match e ha già umano e la data di nascita del 67, e ha anche il VIAF che ha preso da Share Catalog e ha anche preso ciò che c'è all'interno del VIAF, quindi ha già preso quasi tutto, perché ha già preso anche BNF, Library of Congress, GND, eccetera. Quindi ci manca che ha scritto in spagnolo, adesso lo sto aggiungendo, ci manca il sesso maschile, ci manca, vabbè, World Cat Identities che posso aggiungere. E poi... un attimo che poi guardo cosa c'è nella chat, vediamo, ci manca giurista, adesso vediamo cosa dice ad esempio BNF, ecco sì, letteratura, qua dice professore di letteratura spagnola, sì, perché poi ha analizzato anche il diritto,
però sì, qua conta come professore di letteratura spagnola, quindi ok, qui ci possiamo mettere ispanista. Mettiamoci ispanista e lo salviamo. Università della Florida. E adesso così lo ricarichiamo e lo vediamo e poi vediamo le domande in chat. Allora adesso lo ricarico. Ok. Dunque, ok, sì, sono complimenti, perfetto, molto bene. Adesso mettiamo il riferimento alle cose che ho messo, quindi mettiamoci che ispanista lo dice la BNF, quindi copia, incolla e incolla, ispanista che insegna all'Università della Florida. Ora ci mettiamo la descrizione italiana, ispanista, nato nel 67, e... possiamo vedere, ma secondo me questo comunque va bene. Cioè, a questo punto noi abbiamo 5 match, abbiamo un VIF con tutti i suoi membri, abbiamo anche la descrizione tante belle inglese. Cose, questo per me è un caso risolto. Anche la descrizione inglese, che è quella che si vede questo di default. È un caso risolto. Mettila. Io lo... Descrizione in inglese, che è quella che si vede di default. Sì, può valere veramente la pena. Camillo, ci sei ancora? No, l'abbiamo perso. Hai ragione, sì. Susanna, Sì, sì, sono io, Susanna. Hai ragione, molto utile, sì, la descrizione, le descrizioni nostre sono quelle due, italiano e inglese, tipicamente valgono veramente la pena. Ok, allora, un volontario che si offra per fare, per provare a fare un elemento analogo? Un match o qualcosa o qualsiasi cosa? Vabbè, un elemento, i match sono semplici. Sto facendo Ramon Alvarez Valdés, sì, che in questo caso qua ha un record della BNE che invece non è da includere, mentre gli altri, okay, includono tutti la data, anzi sono Davide, aiuto. Condividi lo schermo. Ok, dobbiamo darti il diritto di farlo, però allora, prova adesso. Ah, ce l'ha? Ok, perfetto. Si vede? Sì. Allora, il primo Ramon Alvarez e l'ultimo hanno almeno, ah, ma scusate, qua c'è già una... esatto. Bravo. Ok, quello... allora mi sono perso il pezzo in cui si possono... No, no, ma potevi andare avanti con quello, perché questo qui, il primo match ti dà un Q, e quindi se tu... No, ma qui ce ne sono già stati creati diversi, no? Qua c'è abbinamento automatico, abbinato, abbinato, non abbinato. Quindi forse in questo caso qua posso fare semplicemente l'aggiunta tra INE e questi qua. Esatto. Esattamente, sì, esatto, esattamente, bravo, perfetto. Bravo, esattamente, sì, sì, sì. Ma sì, non è un crea nuovo elemento? No, non c'è già. Questo, direi di no, che non è da creare. No, aspetta un attimo. Allora, dunque, lì ci sono dei match automatici che vanno rimossi. Quindi i match automatici, quei due lì, sono da rimuovere. Questi li tolgo. Sì. E anche l'ultimo è sbagliato, perché vedi, c'è un avvocato con uno che ha scritto di programmazione, quindi è comunque anche quello da rimuovere. Giusto, giusto, giusto. A questo punto quei tre lì sì, sono un elemento nuovo da creare, quindi quei tre lì adesso li puoi creare, vai, vai. Sì, sì, sì. Bellissima. Perfetto. Ed è... E adesso l'ha creato, vedi, adesso puoi entrare nell'elemento. Aspetta, che ha creato. Deve ancora fare il terzo, eccolo. Sì, 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 l'ha preso, l'ha preso. A volte ci vuole molta più pazienza, non è così veloce come oggi la creazione di elementi, soprattutto se ci sono tanti componenti, può, sì, essere un bel po' lenta. Ok, lui vuole, si lamenta che non c'è il sesso maschile. Esatto. Ok, e adesso... La descrizione? Sì. Sì, la descrizione. Bisogna cercare di capire cosa faceva quest'uomo. Sì, giusto. Sì.
Memorias del Levamento de Asturias. Sembra uno storico, però... Prova a vedere MCN Biografias, che sono delle biografie. In teoria ci dovrebbe essere dentro qualcosa. E non carica la pagina. Ah, no, eccolo qua. Ah, ecco, ah, vedi. L'avvocato spagnolo, perfetto. Allora ci posso anche aggiungere... I giorni, che sono molto importanti, sì. Le prende anche in spagnolo? Sì. No, non li prende. Basta. Vabbè, ma tu tagli il nome... Ah, sì, non te li fa, credo che non te li faccia copiare, devi... Ah, è vero, questo che non fa copiare. Vabbè. Allora, sì, passa da analizza. No, sì, io parto subito con analizza. Quando... Certo, scusa. Ecco, sì. Vai. Tu noti che nel mentre che tu modifichi, stai attento ad aggiornare il riferimento, perché vedi anche nel riferimento, vedi che c'è un riferimento con tre indirizzi, ma in realtà è solo uno che dichiara il giorno, quindi gli altri due li dovresti rimuovere. Cioè tu quando vedi che infatti lui si lamenta che tu hai modificato la dichiarazione lasciando uguale il riferimento, perché in realtà è solo uno quello che ti dà il giorno, quindi ecco, gli altri due vanno rimossi anche nella dichiarazione sopra. Questo è importante, perché sennò tu fai affermare una cosa, sì, no, non funziona, e rimuovi così quella sopra. Sì. Vabbè, stavo sperimentando, scusate. Sì, no, sì. No, molto bene. Sì, perfetto, buono. E adesso l'occupazione. Politico avvocato, ok. Sì. E prima devi pubblicare, poi ti lascia fare la seconda, sì, esatto. Giorno di valore. E volendo puoi mettere anche i luoghi di nascita e di morte, che sono anche quelle informazioni utili. Sì. E no, non te lo lascia fare, prima devi ricaricare la pagina, se no non te lo lascia fare. Sempre refresh. Esatto. E dicevi c'è anche... Il luogo. Sì. Vedi, Oviedo, e poi morto nello stesso luogo, quindi sempre Oviedo. Nato e morto Oviedo. Sì. No, morte. Anche nascita, anche nascita, entrambe le cose. E le fonti. Sì. Esatto. Ottimo. E poi puoi aggiungere, volendo, la descrizione in linguaggio umano, appunto, tipo sopra, politico, avvocato spagnolo. Ecco. Certo. Esattamente. E anche in inglese. Anche in inglese. Sì, meglio anche in inglese in generale, sì. Perché di default si vede l'inglese. Sì, se uno non fa il login, Wikidata si vede in inglese, sì. Spanish va a maiuscolo. Ottimo. Bellissimo. Salva, pubblica. E... Scrivelo. Sì, è corretto. Sì. Va bene. Corretto. Ok. Perfetto. Grazie. Buono. Mille. Toppo lo share, grazie. Molto bene. Bravo Davide, la giovane leva toscana. Ok, a questo punto in teoria il tempo è esaurito, se volete però abbiamo ancora spazio per qualche domanda. Poi ovviamente c'è anche la registrazione di ieri, ma alla fine appunto le cose sono sempre le stesse. Ecco, scusate, quando uno comincia si deve sempre loggare. Sì, esattamente. Bene.
Ma qualche volta Mix & Match ti fa anche fare alcune cose e poi, poi dopo si lamenta, guarda che non sei loggato. In generale, se non sbaglio... Però non conviene assolutamente non loggare. La regola, se non sbaglio, è che se uno non è loggato può rimuovere i match ma non li può confermare. Cioè, se li conferma non hanno effetto su Wikidata ma restano solo su Mix & Match. È una cosa di questo tipo. Ah sì, come si carica il catalogo, ecco, per giusto. Carità... non è difficile caricarlo, il punto è prepararlo per il caricamento, cioè esatto. Nel senso che appunto adesso lo possiamo anche mostrare, allora, ops, dunque, qua dalla pagina principale di Mix & Match c'è scritto appunto importare o automatizzare lo scaricamento, che sono le due opzioni, cioè automatizzare lo scaricamento significa che io vado ad utilizzare lo scraper di Mix & Match, vedete che qui c'è scritto scraper, e lo scraper di Mix & Match dovrebbe permettermi di tirar fuori i dati dal sito per mezzo di questo sistema di costruzione dell'URL che dovrebbe funzionare, perché in realtà funziona, solo che appunto richiede di starci un attimo a studiare sopra. L'alternativa è avere il catalogo già pronto in Excel. E a quel punto, se uno ha il catalogo già pronto da importare con Excel, lo importa con quest'altro bottone importare. E allora, appunto, se uno ha il catalogo pronto, compila questa cosa qui sopra e poi carica il suo file, sceglie file, lo carica ed è facilissimo. C'è anche un video di Stefano che spiega come fare questa cosa, ma di fatto... Il punto non è tanto fare il caricamento dell'Excel quanto preparare l'Excel. Quindi, infatti, diciamo, alla fine il punto è sempre... Torni una pagina indietro, c'è anche il link al manuale che, se non sbaglio, mi spiega bene, vedi il manuale, vedi la seconda riga, no? Questo. Dovrebbe spiegare le varie colonne che si... No, che questo è il manuale generale. Questo allora, da qualche altra è parte il manuale generale. Manuale... Il manuale per il CSV è dentro importare, sì. Dentro importare dove appunto si va ad inserire il CSV, c'è un link, adesso eccolo qua. Questo link eccolo qui, lì, giusto, eccolo questo lì, eccolo qua lì, in alto a destra, su questo esatto. Qui c'è il manuale dell'import, questo qua è esatto. Il manuale dell'import, questo è con, molto utile che spiega le colonne. Ci sono, ecco, ci sono anche, vedete, le date. C'è anche sono le date di nascita e morte da indicare in un formato molto preciso e anche la possibilità di indicare l'eventuale Q già a disposizione e quindi come si fanno tutte queste cose è indicato qua. Ovviamente sì. La versione semplice è ID, nome e una descrizione minima che può aiutare a capire, per esempio, la descrizione conviene che contenga le date, se si sono disponibili, oltre che a metterle nella colonna rispettiva, perché la descrizione è quella che va poi all'occhio umano di chi fa il lavoro che stiamo facendo adesso noi. Guardate, avevo tolto il video. Bene così? Pare di sì. Forse sì. Ovviamente potete continuare. Stasera metto le copertine al video di lunedì e dovrebbe diventare disponibile. Sì. E poi faremo altrettanto con quello di oggi. E terza puntata venerdì, ma ovviamente chi vuole partecipa per conforto agli altri ed eventuale ripasso. Insomma. Tipicamente ci troviamo con altri. Ok. Allora. Grazie a tutti. Ci salutiamo. Vediamo.